Tra pochi giorni riaprirà il mercato. L'idea è di migliorare la rosa con l'ingaggio di una mezzala e di un attaccante. Il quarto posto del Pescara a fine girone di andata non può meravigliare. Oggi la dimensione dei biancazzurri è più o meno quella certificata dai numeri. Certo, si poteva sperare in qualche punto in più, specie all'Adriatico, ma la classifica non mente. Rosa rifatta ex novo, tanti giovani, alcuni dei quali debuttanti in Serie C, con risorse limitate, dell'Icarri ha allestito una buona rosa, ma si era capito da subito che rispetto alla scorsa stagione a centrocampo e in attacco mancasse qualcosa. Squizzato non è un play di ruolo, lo è molto di più D'Agasso, vera e propria rivelazione delle ultime settimane. Nell'idea di Zeman il play ha delle caratteristiche precise, una sorta di mediano schematico capace in uscita palla di verticalizzare senza fare più di due tocchi. Naturalmente deve essere utile anche nella fase di recupero palla. Altresì importanti nel calcio del Boemo le mezzali che hanno il compito di scaricare e attaccare la profondità, soprattutto devono andare senza palla, cosa che per esempio non è nelle corde di Tuniov. L'estone ha fisico e indubbie qualità tecniche, ma non è un giocatore dinamico, non ha caratteristiche congeniali al calcio del Boemo. Certo, tutti possono migliorare, ma ci vuole tempo. In attacco manca il bomber da doppia cifra. In realtà c'era, alludiamo all'Escano, ma non è stato rimpiazzato. Per il resto, squadra discontinua che ha giocato più in orizzontale che in verticale. Non esattamente quanto richiesto da Zeman, che dal canto suo ha cambiato tanto senza riuscire ancora a battezzare un 11 tipo. Al giro di boa, insomma, la classifica è figlia più o meno delle potenzialità della rosa. Il 2 gennaio riaprirà il mercato, in lista di sbarco il secondo portiere Ciocci, che via Cagliari sarà girato al Ponte d'Era del suo ex allenatore ai tempi dell'Olbia, Max Canzi. E poi Mora, che piace a Virtus Verona e Rimini, Manu destinato al Pineto. In attacco partiranno Vergani e Tommasini, all'ex Taranto è fortemente interessata la Lucchese. Su Tuniov, reduce da 4 panchine nelle ultime 5 gare, non ci sono certezze. Società e tecnico si aspettano molto di più dall'estone, che finora, tranne le prime partite, la trasferta di Lucca dello scorso 22 ottobre, non ha mai pienamente convinto. Si torna in campo domenica 7 gennaio, prima giornata del girone di ritorno. Biancazzurri di scena sul neutro di Alessandria contro la Juve Under 23. Inizio ore 14.